Per le scarpe si torna alla praticità, con il paio che va bene per tutte le occasioni, con la suola comoda della De Tommaso che veste dal campione olimpico al Papa. Voi avete fatto le scarpe anche al Papa o al Papa Emerito, Papa Benedetto XVI? E la pianta è proprio questa, ora Papa tedesco, tricolore italiano, però insomma erano un po' diverse, ma la pianta è proprio questa qui. Beh sì, nasce dalla forma appunto per cui è stata fatta la scarpa di Benedetto XVI, è lo stesso fondo e addirittura gli stessi materiali, quindi lo stesso pellame e le stesse cuciture. Da quell'esperienza Benedetto XVI dicono si sia sempre trovato molto bene e Daniele, perché comunque è anche un'idea di Daniele, ha voluto ripercorrere la stessa strada dicendo perché non facciamo anche un paio di scarpe per me così. Daniele Molmenti, oro olimpico con la canoa, naturalmente la scarpa non poteva essere che comoda e soprattutto tricolore. Sì, una scarpa giovane, dai, una scarpa che mi serve per tutti i giorni, no? Che hanno conquistato De Tommaso regalandomi una scarpa elegante per le mie serate con politici, sai, le cene. E ho detto, cavolo che comodo, finalmente non devo stare lì a far finta che stia bene, no? E in realtà ho detto, perché non la facciamo una per tutti i giorni, no? Allora ci siamo guardati, beh, facciamola assieme. Segreto, scannerizzare il piede con una macchina apposita per ridurre il margine d'errore. È uno scanner con 8 telecamere interne che fa praticamente la fotografia del piede e lo misura tridimensionalmente, per cui oltre che la pianta vengono misurate tutte le parti del piede, compreso il collo, e da lì poi si riesce a realizzare una calzatura con il vero proprio su misura.